Sono Andrea Dorello e la mia idea si chiama Turismo Digitale. È un progetto molto semplice che vuole in un qualche modo sfruttare quelli che sono i nuovi mezzi di comunicazione, internet, eccetera, per poter diffondere quello che è il patrimonio storico-artistico della città in tutto il mondo, sia appunto per favorire il turismo modenese, ma anche per far comprendere ai cittadini stessi ciò che la città realmente offre. L'idea è molto semplice, si tratta appunto di appoggiarsi ad un programma facilmente scaricabile da tutti gli iPhone, computer, quindi da tutti gli strumenti contemporanei della comunicazione, come Instagram, sul quale appunto creare un profilo ufficiale della città di Modena, un profilo molto specifico, in questo caso si tratta di un profilo storico-artistico, dove tramite l'immediatezza delle immagini, ovviamente si parla di immagini ad alta qualità, immagini comunque realizzate con cura, il turista o il cittadino modenese possa apprezzare il grande patrimonio della città. Questo, diciamo, sarebbe un primo step di un programma più ampio, appunto, l'ufficializzazione di questo profilo per poi crearne altri, sempre appunto dei profili tematici, un profilo ad esempio specifico sullo sport, un profilo specifico sull'alimentazione. Questi in un futuro potrebbero tutti quanti rientrare all'interno di un sito del turismo dove si verrebbero a creare queste nuove guide digitali, queste specie di visite multimediali alla città, in modo tale che comodamente dalla propria poltrona si possa analizzare e comprendere il patrimonio modenese, in modo tale appunto da favorire il turismo che ciò porterebbe, diciamo, un vantaggio anche economico per un certo punto di vista alla città stessa e in più renderebbe appunto noto un patrimonio storico-artistico di grande valore, ricordiamo il Duomo come patrimonio dell'UNESCO, spesso non più di tanto considerato a livello nazionale e anche mondiale.